Allora, abbiamo ospite il nostro hot corner qui al Festival del Cinema di Tavolara, Ludovica Francesconi. Ciao! Ciao Ludovica, è un piacere ritrovarti perché noi in realtà ci siamo incontrate circa 8 mesi fa, a novembre, sì. Quando il film era appena stato presentato alla Festa del Cinema ad Alice nella Città. Aveva avuto il suo successo, però poi il Covid aveva costretto appunto il film ad uscire dalle sale. Ti ritrovo con il film su una piattaforma importantissima e con ben 2 sequel che hai già girato, che sono pronti e che noi dobbiamo soltanto aspettare di vedere. Insomma, come sono stati questi mesi? Beh, veramente ricchi, anche perché poi le emozioni fortissime, essere stati bloccati per 2 volte, poi nonostante il film avesse avuto tanto successo in soli 4 giorni, siamo stati primi al box office, e poi siamo usciti appunto su Amazon e il film, lì mi sono resa conto veramente della potenza che già tutti quanti sospettavamo, ma che comunque non sapevi mai se il pubblico avrebbe percepito quello che noi volevamo trasmettere, e invece ci sono stati dei riscontri clamorosi, soprattutto tra l'altro negli adulti, nei genitori che vedendo il film a casa con i propri figli, che stavano affrontando ovviamente l'adolescenza, quindi con tante insicurezze, mi hanno scritto anche sui social dicendoci che era stato un punto di incontro per dialogare con i propri figli su insomma queste insicurezze, quindi è stato molto bello scoprire che un film per gli adolescenti potesse colpire anche gli adulti, insomma. E quando ti hanno detto che sarebbero stati girati altri 2 film, com'è stato? Io ho fatto un provino e da lì mi si è aperto un mondo pazzesco, quindi è stata un'emozione, è stato meraviglioso. E continuare tra l'altro nei panni di Marta a scoprire la sua crescita, la sua evoluzione, no? E quindi è stato bello scoprire poi come tra l'altro si può cambiare, ci si evolve, si diventa adulti. E quindi bello, una bella sfida. Tra l'altro è molto bello perché quando ci siamo incontrate tu parlavi del fatto che sentivi questo bisogno, no, di anche un po' bruciare le tappe, avresti voluto dopo tanti anni di magari provini che non andavano in porto a trovare il ruolo giusto e finalmente tra virgolette farcela. Marta un po' questo sogno te l'ha realizzato, no? Però Marta ti ha anche un pochetto forse insegnato come fa lei a prendere quello che la vita ti dà, perché fondamentalmente è così, no? Marta ha dei problemi fondamentalmente di salute, però non li usa per nascondersi. Non li usa come una scusa per rimanere seduti e aspettare che gli altri ti portino le cose, e anzi dice io mi alzo e me le prendo da sola, e quindi questa è una cosa che mi ha stimolato tantissimo anche a vedere le cose in maniera completamente diversa, più costruttiva. E tra l'altro nei 2 sequel, che sono uno uscirà a settembre e l'altro a febbraio, sì. Vero? Tu lavori con Claudio Norza. Sì. Com'è stato questo cambio di regia da Alice Filippi a Claudio Norza? Ma ovviamente cambia la regia, cambia anche un po' il punto di vista magari del film. È ovvio che con Claudio in qualche modo, essendoci stato anche un'evoluzione del personaggio di Marta, una crescita, il diventare adulti, è stato anche forse per me una crescita approcciarmi al lavoro di Marta con una persona diversa da Alice, che in qualche modo mi aveva accolta un po' come una sorta di mammina, e quindi mi sentivo una bimba che stava giocando. Adesso, essendo anche entrata nell'ottica del lavoro, ero pronta ad affrontare questo film anche con un altro regista, insomma, che ha dato il suo tocco, con cui abbiamo lavorato tanto sulla crescita di Marta. Tra l'altro tu nei 2 sequel lavori con un coprotagonista, Giancarlo Commare, che è famoso anche per un'altra serie teen che è Scam Italia. Com'è stato lavorare con lui? Lui è pazzesco. È veramente una persona, è un professionista, ma proprio nel senso che è sempre super preparato, super gentile, disponibile. È stato davvero divertente lavorare con lui, abbiamo provato tanto e abbiamo cercato in tutti i modi di mostrare, di creare questa forte chimica che pensavamo dovesse esserci tra i 2 personaggi. Perché Marta all'inizio del secondo film dice una cosa, ovvero che inquadra un po' il personaggio di Gabriele, interpretato appunto da Giancarlo Commare, e dice che gli opposti si attraggono ma alla fine si lasciano, quindi abbandona un po' quello che è il suo primo amore per entrare in una relazione vera.
affronteranno tante sfide e si ritroveranno ad avere una relazione a distanza. Partirà per Parigi, il film l'abbiamo girato tra l'altro anche a Parigi e quindi abbiamo cercato in tutti i modi di creare un legame così forte che potesse sentirsi e percepirsi, ecco. E ritroveremo i tuoi coinquilini, vero? Fantastici, meravigliosi. Sì. Anzi, avranno anche loro delle storyline molto molto forti. E anche Federica si ritroverà, interpretata da Gaia Masciale, si ritroverà ad affrontare un lavoro che da fuori sembra un po' paradisiaco, poi in realtà avrà un capo che rappresenta un po', diciamo, quegli uomini che usano il potere sulle donne. E soltanto che questo capo è un altro grandissimo e meraviglioso capo, interpretato da Loredana Bertè, che si chiama Delfina, che lo rimetterà in riga, e quindi ci sarà anche questa special guest. Meraviglia. E senti, tu qualche settimana fa, anzi qualche giorno fa, sei stata nominata tra i 50 nuovi volti del cinema e della serialità, insieme tra l'altro a tua sorella Ginevra. Com'è stato? Io ancora non ci credo, cioè tutte queste cose sono accadute, è vero che ho girato adesso anche i sequel, però tutte quante sono partite da un unico film, quindi per me ricevere tutte questi riconoscimenti è molto importante, perché l'ho sognato, il fatto che mi sta accadendo mi fa strano un po', ovviamente è una sensazione bellissima, però quasi ancora la vivo in maniera distaccata, come se non mi stesse accadendo, è una terza persona. Però certo, ricevere questi riconoscimenti con mia sorella, con cui condivido questa passione, rende tutto ancora più forte. E tra l'altro qualche mese fa in realtà hai condiviso un post Instagram bellissimo in cui per il suo compleanno raccontavi un po' le vostre differenze, che però sono accomunate proprio da questa passione per il cinema che nasce da bambine, quando come tutti del resto in casa organizzavate questi spettacolini per i genitori. Adesso il vostro rapporto da professioniste, com'è lo scambio da attrici? Noi prepariamo sempre i provini insieme, siamo molto simili fisicamente, anche se l'approccio alla recitazione è completamente diverso. E è capitato spesso che magari ci chiamassero per interpretare lo stesso ruolo a dei provini, e questa cosa però non ci ha mai creato competizione, perché comunque ci conosciamo, sappiamo che siamo diverse e che presentiamo due personaggi assolutamente differenti, quindi anzi è qualcosa che ci ha dato forza, ci consigliamo. È ovvio che viviamo entrambe le nostre carriere in maniera molto distaccata, ognuno ha il proprio percorso, però molto spesso ci incrociamo, siamo stati ai Nastri d'Argento insieme, lei è stata qualche giorno fa qui in Sardegna, quindi è strano vedere come in realtà, nonostante abbiamo due percorsi molto differenti, ci incrociamo. Poco fa, quando abbiamo iniziato l'intervista, hai citato il fatto che in questi mesi sia ragazzi che genitori ti hanno contattata per parlarti e ringraziarti anche per questo ruolo, no? In questi mesi com'è cambiato il tuo rapporto con i social e se hai scoperto anche magari un lato negativo, tra virgolette, della popolarità? Inizialmente quando uscì la prima, durante il lockdown, poi l'unica scena che avevamo girato diventò subito un teaser trailer che lanciammo durante la quarantena, e lì ho avuto il mio primo approccio reale con il mondo dei social, perché molto spesso si leggono dei commenti brutti fatti ad altre persone famose e generalmente si dice sì, non rispondere, non dare importanza. Quando mi è accaduto, con dei commenti veramente forti, mi sono resa conto di quanto sia difficile, di quanto ci si possa sentire attaccati, nonostante sono delle persone assolutamente sconosciute. Io sono una persona che tende molto a tenere la vita privata per sé, perché è privata. Parlo del mio lavoro, delle cose in cui credo, ma cerco comunque di affrontarlo in maniera costruttiva e quindi di lasciare sempre messaggi positivi. Adesso ignoro assolutamente i commenti negativi, perché non sono salutari, non fanno bene, però sì, ho scoperto su pelle, l'ho vissuto, l'essere giudicata per cose che poi non esistevano.
ti faccio un'ultima domanda. Noi quando ci siamo incontrate ti ho chiesto qual era un film che avresti voluto consigliare ai nostri lettori e mi hai stupito dicendo un tram che si chiama Desiderio. Volevo sapere se in questi mesi avevi scoperto qualche nuovo film o se avevi rivisto qualche classico che vorresti consigliare ai nostri lettori di Hotcorn. Allora, fammi pensare. Beh, la mia scelta rimane sempre un tram che si chiama Desiderio perché è proprio il film del cuore. Del mio cuore. Però posso consigliare, non so, adesso, visto che staranno per uscire poi questi film per tutti i nuovi ragazzi che vogliono avere un po' di positività anche in questo periodo. Secondo me sul più bello, al di là del fatto che sia un mio progetto, credo che possa essere veramente un film che fa bene. Allora noi aspettiamo sul più bello e ancora più bello, questa volta a febbraio 2022 al cinema, e ringraziamo Ludovica Francesconi qui all'Hot Corner dal Festival del Cinema di Tavolara. Grazie mille. Grazie. Ciao. Grazie.